Okay. Allora, due cose. Vediamo cose strane che mandano in crash il cervello di mio fratello, che addirittura invece di sbutare stava per terminare la live. Così. A cazzo. Ma soprattutto, guardate, siamo passati di grado. Abbiamo livellato abbastanza. Grazie. Ora Red, grazie per il follow. Questo l'avrò fatto da te stamattina, 5 ore fa. No, parte no. Alle 2. Alle 2. Quindi... Grazie anche a The Real Pera, grazie per il follow. Soprattutto quando non ci siamo. Ambush, ok, sì, non ricordo. Comunque ragazzi, sempre così, follow quando non ci siamo, grazie. Aspetta. Cosa? Ho messo autofocus. Basta far così. No, e di che ogni tanto lo fa? Guarda. Perché tutto? Io ti odio. Perché ricordatevi, se non siete a fuoco vuol dire che avete usato andiamo a giocare. Bello che noi andiamo queste perle comiche, perle ai porci, come ho detto io, come dico sempre io, perle ai porci, esatto. O porci a perle. Mio fratello va poi via quando caga contro Ven. Ne parlavamo ieri anche con Mirko di questo gioco. È entrato in punta di piedi e sembra che non se lo sia inculato nessuno. Non ne sentiamo parlare di, letteralmente da nessuno. Ok. Ci sta un po' dispiacendo questa cosa, perché veramente... Mi ricordo dove ti dovevo mandare. Noi dove siamo? Allora guardiamo a sinistra o a destra o giù.
Mirko? No, soprattutto... Ah, ok. Mirko? Sinistra? Perché mi pare che io ero montato sopra... Che stavo venendo da... Mi pare che venivo da sinistra. Sei un coglione. Posso dirtelo che prima hai fatto veramente coglione? Allora, di là non possiamo andarci. Oh, oh, stacca tutto! Simone! Simone, ah! Buonasera! Dove sono? Allora, me la va. Ah, lì l'avevamo già fatto. Ah, non è qui. Allora, giù. Tutto sì. Bene, grazie. Qui giù dici di andare ancora più giù. Eh sì. Ma non si era imparato qualche abilità nuova, no? No. Vabbè, per andare giù pare che era da di qua. Guardalo come scappa. Ok. Sto andando giù. Ok. Ora qui, zona nuova. Quindi ora esploriamo il meglio possibile. Devi starci dell'altro sopra quando ti dio di levattici, no? Starci dell'altro. No, ancora no, che palle, devo morire. Ma la strategia di stasera è prendo le botte nel modo più stupido possibile. Sì. Vedrà live, ci sono due botte. Niente. Però... E io stavo andando giù di qua? No, sto andando giù di là, dove cazzo sto andando? Un coglione. Se io... la serie... No, le devi combattere per forza, si schiude le porte. Cristoni, giuro che mi partono cristoni. Non era morto, Mirko, non cominciare. Ammazzami un po'. Okay. Cerchiamo di ritornare in mood e giocare. Sì, infatti. Ok. Allora, quello che avete preso... Inizia adesso. Buonasera, ragazzi. Giochiamo a Ender Guy. Com'è? Quello lì. Mi piace perché hai proprio puntato che ti avevo detto di puntare. E poi quelli pensolanti in realtà se vedi sono molto più fragili. Che cosa di tu? Allora
giù. Così. Il culo. Dai, cosa è riuscito a prendere due livelli? Non era proprio la mia intenzione primaria. Vabbè. Ora, guarda giù prima di buttarti, gentilmente, grazie. Buonasera, Osu! Stasera Italia-Spagna. Quanto vince il Portogallo? Prudelmento, scusate. Se cercate del patriottismo in questo canale, sappiate che avete sbagliato posto. Questo penso sia qualcosa per andare giù. Ok. Aspetta, giusto per essere sicuri. No, perché se non sarebbe... Hai ragione. Tanto ritorniamo su. Vediamo se... Tanto cerchiamo di rimanere al piano. Lui più che altro era per essere sicuro se portava al... quello di sotto. Quindi deduciamo che a un certo punto vi vediamo scappare tutti perché dovete guardarvi il braccio. Ah, ma tanto spariscono tutti uguali, quindi se ne frega. Non siete fieri della pizza e del mandolino? Sì, sono fiero dell'Italia, ma non me ne frega un cazzo del calcio. Nota di Fritia. Se n'è andata il giorno della mia nascita e non ha voluto dirmi la ragione. La scusa che fosse sempre stata cagionevole è una menzogna. Sono certa che abbia assorbito troppa impurità. Chissà se a me succederà lo stesso. Che vita avrà trascorso mia madre? Come Bianca Vestale? Cosa dovrei fare io? Quindi abbiamo ragione noi, può darsi che... Te l'ho detto, per me sono delle gigantesche spoon. Aspetta un po', torna indietro. L'altarino lì con qualcosa dietro non è simile da dove ci risvegliamo noi? No, era più... era fatto in ferro ed era più tipo l'effetto sì, terra. Bravo. No, ma l'altare sotto... No, non ci sono neanche le candele. Per dirti. Ma infatti noi sembriamo quasi rilegate e nascoste. C'è una porta. Porta. Serie. Magica Buda. Sei cula. Ma c'è anche critici qui. Oh, artefatto. Mi vuole il tempo di... Oddio. Le anime sono il retaggio delle vestali. Kiltis, vestale della via. È l'antica incisione sull'anello, rinvenuto nella terra impura e antecedente la fondazione di Finis, decifrata dal Cavaliere Nero. Aspetta, quindi chi è venuto qui in realtà ha usurpato la terra? Sì, no, ma te lo dice... proprio anche... Sì. Io ovviamente avrei potuto fare un'altra cosa, però... magari... Prende quello più vicino, Mirko. C'è anche scritto nella descrizione. Questo porterà... Niente, niente, niente. Questa sembra essere la stanza della Bianca Vestale della Sorgente. Vedo che le piaceva molto disegnare. È il di... Guarda! Dipinto, infatti. Che sono le tre tipe. Quando compio il rito della purificazione, tutti gioiscono. Se penso che anch'io ho un compito da svolgere, non riesco a smettere. Credevo di non avere uno scopo, come Bianca Vestale invece, sono indispensabile. Però la mia domanda è, cosa sono realmente le Bianche Vestali? E questa è la cosa che mi sta assillando. Ok, qui si va giù. Altro... Torrioni Gemelli, capitolo 2. Al termine di una dura lotta, la Bianca Vestale da Sorgente esorcizzò gli impuri. Da allora,
gli avvistamenti di impuri della terra impura diminuirono. Quante impurità in questa frase! E sul regno di Finis calò la pace. Torrioni gemelli, simbolo della difesa del regno, erano stati eretti grazie al potere della bianca vestale del vento e protetti da quella della sorgente. Quindi sì, c'è diversi tipi di... Allora, cimeli, dove cazzo stai? Dov'è? Quello. Ci sa un po' di roba, ma cazzo, ci serve? Ci serve come minimo 90 per poter... Bravo. Oh, in questa stanza comunque c'è sempre qualcosa da aprirci. Perché di là quando ci siamo? Ah, perché chiudo. Okay. Però strano, ci si dovrebbe arrivare, forse se non avevamo il modo di aprire quello shortcut. Eh sì, infatti, provavo. Ma anche di qua. Bisogna andare a vedere a destra e a sinistra. Vabbè, comunque sicuramente a destra, perché c'hanno due vie. Una centrale e una in fondo. Perché ti ricordo che io ieri comunque stavo scegliendo solo un'unica via. Intanto facciamo prima fa così. Perché tanto comunque c'era da fare il giro lo stesso di Peppe. E quindi ti meno. Ah, ok. Cioè... Comunque palese citazione a Giorgio con gli stand. Ragazzi, ce le vedete tutti, no? No, sono anime queste che proteggono lei. So, molto simile agli stand, ma no. Anche perché lei non combatte, quelle di Giorgio sì. Sanno anche combattere. Perché io faccio una cosa e il gioco ne deve fare un'altra? Domanda... Se lo premi te il tasto. Premi quello sbagliato. Ah, vero, più Y, più X. Tutto coglione. Coglione. Effettivamente c'ha ragione lui. Prima si prova a vedere... Andiamo a vedere se troviamo infatti cose per aprire lo shortcut. E alle brutte andiamo a vedere cosa c'è giù. Vi attento che è pieno di nemica. Che sopra qui ci sono meno. Qua no. A parte che devo andare giù. Sì. Ok. E ora cerchiamo di andare verso destra. Dai, sinistra. Che palle sti cosi. Posso? Grazie. Allora. Il problema è che a noi caschi male anche su quello Asu. Noi abbiamo provato a guardarlo Jojo, ma. No. E non veniteci a dire la solita ramanzina che sentiamo. Ma dovete partire dalla terza stagione perché diventa più bello. No. No. Abbiamo droppato a metà la prima stagione. Perché l'abbiamo trovata noiosa. Poi era una palla mortale. Cioè tutto ciò che non ci piace in un anime era tutto condensato in quella stagione. Tutto. No, che possa piacere non lo metto in dubbio. Ma perché? Infatti il problema di Jojo è che ha tutte escamotage narrative che a noi non piacciono negli anime. Sento sempre parlare di una mia erede. Sono dunque diventata inutile. Capisco tutti quei discorsi sul sangue reale e non mi interessano. Non voglio avere bambini. Perché ripeto, secondo me le vestali hanno... Sì, hanno peccato, poi evolve tanto e secondo me già dalla prima ci... Ma infatti sono gusti, Asu, per amor di Dio. Asu, è inutile che mi fai... Cioè, provate anche Sweet.
gli abbiamo dato una possibilità e ci ha tutti, aspetta, tutti i sabotaggi sono... narrativi allora che a noi fanno provare. Non piace. A sto punto invece da qui scende per vedere se ha sulla... Tipo, se posso, allora il protagonista era banale, il... L'antagonista sembrava una macchietta. I personaggi erano troppo caricaturali, troppo macchiette, troppo battute stupide. No, no, allora, per l'amor di Dio, che possa piacere, lo capisco e lo comprendo. Se non hai mai visto anime nella tua vita, nel senso... Poi, che lui sia stato il capostipide, il problema è che è stato il capostipide di tutto ciò che a noi non piace negli anime. C'è solo quel problema. Ma ragazzi, ma si fa di gusti, sì, eh? Sì, esatto. Cioè, come capisco quelli che se... tipo adesso sbavano su... Dragon Ball Super. E questo, e questo ancora più soggettivo, non ci piacciono i disegni. Sì. Per quanto sia lui un pazzo curioso nelle prospettive e nelle tavole dinamiche, è bravissimo. È guarda... bravissimo, però io preferisco più, per esempio, quello di coso? Di Death Note Bakuman. Che molto comunque, lui. Comunque è un mostro sotto quel punto di vista, ma a noi non piace. Ragazzi, che quella è soggettiva. Io un anime lo devo guardare anche con gli occhi. E se... cioè, per l'amor di Dio, come posso capire... se qualcuno mi viene a dire come ti fa piacere Devilman che c'ha dei disegni di merda, e avrebbe e ha ragione. C'è Gonagai che sapeva ma fare infatti, tutto, che ma infatti ha. Anche noi abbiamo dovuto stringere veramente i denti per finire di leggere Devilman. Più che altro, secondo me, va considerato dal punto di vista storico. Ha rivoluzionato il mondo degli anime. Sì. E grazie a lui se abbiamo i vari Hunter per Hunter e gli shonen moderni. Sì, sì. No, no, gli shonen moderni e Dragon Ball. Sì, ma no, allora, aspetta. Sono due tiri avanti. No, è diverso. Dragon Ball ha dato origine praticamente allo shonen, l'ha reso proprio di massa. JoJo ha reso canonico lo shonen moderno. Sì, quello dei superpoteri. Anzi, allora, Dragon Ball ha introdotto un nemico più forte di quello di prima. JoJo è quello che ha creato praticamente lo shonen dal punto di vista, attenzione, grafico. Ovvero personaggi molto caricaturali, molto eccentrici, molto riconoscibili solo dal punto di vista del bestiario. Mettiamo. Tanto devi andare giù, non ho capito perché sta su. No, perché guardavo anche se mi sono perso qualcosa. Ti ricordo che è ancora blu questo. Ma l'ho fatto io ieri, se non ho capito tutto, il motivo c'è. Il motivo poteva anche essere banalmente che sei stronzo. Ah, ok. Ok. Dovevi chiudere, quindi sei andato su in fretta. Ah, di qua si va. Però sì, molte cose effettivamente l'ha introdotto lui. Più che altro ha introdotto tanto quando ha introdotto gli stand. Su quello si mi trovi completamente d'accordo. Però ripeto, come diciamo noi, non è perché una cosa sia effettivamente storica che ha cambiato molto il punto di vista degli shonen, se nel bene o nel male quello vanno dei gusti. Sì. Però non è che ci deve piacere per forza. Come sì. Facciamo sempre l'esempio dei Beatles. Esatto, faccio sempre l'esempio dei Beatles apposta. Cioè, i Beatles che abbiano... come si dice? Ah, però non si può andare neanche giù. Siamo ritornati ad un impasse. Mirko, vai in bagno. Dai, che ti... mi hai rotto il cazzo, però. Vai in... allora. Pro memoria, ragazzi, mi metto riscatta. Mirko piscia prima di andare in live. Sì, professionalità, Mirko. Non è scusate, non è professionale. Soffre di incontinenza ormai a una certa età. Aspetta, questo sembra...
Ah! Non lo farei più, mi sono caccato addossissimo. Bene. Ah, qui ti te, infatti, io... Ma guarda, vedi, hai fatto la cacca, è andata via la gente, bravo. Buon per loro. Sì. Buon per loro. Tu ci meritavo. Gioco, non è che ne hai messi quelli troppi di nemici? Cioè... Non c'era mezzo centimetro della mappa senza un video di pulcinella. Comunque stavo notando, vedi che quei punti rossi sono al solito livello. Questo e questo di qua. Infatti era lì che stavo cercando di andare. Puoi ritornare al punto di prima senza bisogno di fare questo. Metti start. Torna al punto di sosta. Che danno veramente tanta impurità. Ritorno su. Sì. Pia. Pia. Adar. 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 Ora sono curioso di sapere cosa ci dà l'anima che serve. Tipo, non è che uccideremo anche le altre bianche vestali noi? Perché anche loro sono... Vabbè, ovviamente dall'impurità si sono trasformate. Ante per ante, a proposito, invece l'abbiamo visto. Non è male. Mirka ad esempio è piaciuto, io non l'ho mai seguito un granché, se dovessi, cioè, quindi non perché non mi piace, ma proprio perché non l'ho mai seguito. Quindi non so, l'ultimo bimbi. Il cazzo per forza? Sì, ti consiglio che non lo batti, ti seguiranno i tempi. Vi siete fermati all'anime o avete continuato? A parte che anche se seguiamo il manga, anche quello tanto di 3x2 è fermo. No, ma ho guardato roba sporadica, eh. Cioè non... Qui non si veniva giù con le... infatti. Io credevo che c'era un modo... Ho dato un tasto. Infatti c'è la lava di dietro. Ah, fa. Dovrebbe essere lì dietro la lava, guarda un po'. No, ecco. Tenta il mimic, che è quello davanti a te. È l'ultimo
poi alla fine del conto sono anche dei bambini speciali, Mimmi. Non sono un sacco di danni. No. Cosa è laggiù? Ma guarda, infatti se mi ci potevo buttare da sopra. Ma cazzo, è arrivato fin lì l'esplosione? Comunque no. Io no, ci posso andare di là. Ah, lì siamo bloccati una torta? Sì, a quanto pare. Mi sembra strano. Si è trovato tutta questa via e non porta né un boss né a niente. Mi sembra tutto strano, Mirko. Cioè, tutta questa nuova parte che non ha neanche un boss. Sì, infatti. Però. No, però non è così. Sicuramente siamo stronzi noi che ci manca una strada che è lì, che semplicemente che sta dicendo vai lì. E non ci siamo ancora andati. No, qui mi pare che non puoi andare a ritornare su, perché mi pare che caschi proprio in un gigantesco buco. Ah no, forse sì. Ok. Oh Mirko, le alternative sono... No, è inutile ti muovi. L'alternativa è o la strada a sinistra o quella laggiù. Perché le altre parti le abbiamo già rifatte tutte e non si, erano tutte chiuse. Quindi è per forza qui. Non c'è alternativa. Di qua in là perché non ci si andava? Boh. Mirko, secondo te io che giochi metà te, metà io, mi ricordo perché lì non ci si... Puoi averlo fatto te, potrei chiederti io perché non ci sei andato di là? Ma ricorda quale ho fatto io e quale hai fatto tu. Ti ricordi te quale ho fatto te e quale ho fatto io? Oh. Infatti il problema è quello, che non so quale hai fatto tu e quale ho fatto io. Ah, questo me lo ricordo. Mi sa che forse l'ho fatto io. Ora, io perché mi ricordo che avevo fatto tutte le strade, cioè avevo scelto una strada e andavo a cazzo duro avanti a quella. Quindi probabilmente non so se non l'ho fatta perché non ci potevo andare. Ecco, non ce l'hai infinita. E da qui lo vede da sotto se si può andare. No, neanche lì serve la lanterna. No, aspetta, forse ci si arriva.
Prova a fare il doppio salto. No, perché quando esci non ti fa proprio saltare. Ah no? Non ti fa saltare, ti fa direttamente già il doppio salto. E allora dove... No, stiamo sbagliando qualcosa. Sicuramente Mirko è qui, per forza. Allora, qui si è notato di qua no, sotto di qua no. Quello giù era no perché c'era il... Però in realtà voglio provarlo lo stesso, che magari c'è la leva nascosta da qualche parte. Ti credo che era quello dentro l'acqua. Ma infatti mi sembra strano perché non c'è le... Perché di solito ti fa vedere dov'è la leva. No, vai tutto a sinistra. Prendo un attimo la luce, ragazzi. Per forza, anche perché se no mi sembra strano. Cioè, mi sembra strano aver fatto un pezzo così abnorme con salvataggi abbastanza vicini e non c'è neanche un boss. E qui è. Dove stai andando? Sei nata stronza, però. Perché per forza, perché se no, scusa, è più giù con la telecamera. È più giù non va. Appunto, quindi la chiave per aprire la leva deve essere qui. Perché se no di solito te la fa vedere nelle vicinanze. Finisci lo spada. Devo vedere se era sopra. Tutto. Ah! Questo. Lì non è strano. Rimani sopra, non scendere. Che ho notato una cosa. Dove eri arrivato? C'era un pavimento particolare che sembrava che avesse... Era troppo strano, è come se fosse un cono. Ora però ricordarsi da quale altezza... Vabbè, comunque ripuliamo, che almeno possiamo fare le cose con calma. Sotto c'è l'acqua, sicuramente, se no sarebbe morto. C'è modo di tornare su e giù tranquillamente. Ok, no. Allora. Da qui, perfetto. Uno, quello grosso. No, Mirko, arriva al punto che ti ho detto io. Piacere. Io verifico una cosa, qualcosa come si controlla molto. Sì. Guardavo, scusa se mi guarda anche un attimo. Qui, vedi?
Sì, cerco. Ma l'ha accusato o... Sono un cazzo di genio. Cosa? Ecco dove ero finito. È il cadavere del Cavaliere Nero. Anima antica. Antica. Per potenza del Cavaliere Nero. Quindi potere accorto ti procedendo nel regno di Finis. Ma non serve un cazzo. Cioè. Ora come ora a me non serve un cazzo. Ma intanto potenziamo. Tanto potenza, potenza solo quello. Sì. Anche perché la roba mi pare sarà riguardata tutta e sarà bloccata praticamente ovunque. Che noi siamo arrivati. Scusa. So per rifare un po' di mento locale. Allora. Che noi siamo, chissà, passati da qui e poi abbiamo fatto tutta quella parte. No, mi pare, siamo arrivati tutta la strada sopra laggiù dove c'era il boss. E quello in fondo, se ti ricordi, è la strada dopo il boss, ma che è chiusa. Se non mi ricordo male. Mi pare, o è sopra. Sai che non me lo ricordo ora. Però mi sembra strano che in tutto questo pezzo non ci sia un boss. È tutta una zona nuova. Infatti. Cioè l'unico che in fondo là, non mi ricordo se sei andato. Boh, andiamo a rivedere. Bisogna riandare all'esclusione un'altra volta, ricontrollare passo per passo e vedere del perché non abbiamo fatto tutte, insomma, andate in determinati posti. Andava di lì o da sotto ci siamo riusciti ad andare? Ci ho pensato da sotto. Sono una sega, Andrea, non è che... Cioè... Infatti, quello che ti sto dicendo io è che tu continui a offendermi, ma come mi faccio a ricordare come ci sono arrivato tenendo conto che facciamo le live a mezzo? Se vedo la stanza, grosso modo, qualcosa me la posso anche ricordare, ma... bella sarebbe riuscire a fare quadri senza mai sedersi, ma sogno bello e vano per il povero che fa. Ok, questa zona un po' me la ricordo. Serio? Non stai dicendo? Sì, perché lei ti dice perché è sarto. Oddio, sì.
saltato. Te lo dico perché l'ho fatta io quest'area. Tutti i posti sembrano uguali comunque, poco dispersi. Un po'. No, veramente no. No, questo è perché è una macro area. Questa è una micro zona. Cioè, un'altra zona. Se guardi il Magi Coso e l'inizio del gioco sono due zone completamente diverse. Perché è la stessa area, cioè è normale che si assomigli. No, ti assicuro di no, è molto. Da quel punto di vista è molto peggio Hollow Knight, che sembrano davvero, ogni zona sembra uguale all'altra. Ok. La mia avevo ragione io, c'era molto da sotto. Ma scusami, il cavaliere che vediamo di. Ah, forse è qui sopra, ok. Comunque sì, qui dove siamo andati a combattere il boss. Ah, no, forse c'è. Ah, forse mi ero fermato io qui. Per via dei piccioni che ero tornato indietro. Oh. Ah, può darci. Di tanto picchia anche il muro. Che non si sa mai. C'è un piccione. Però li siamo fermi perché là non ci si arriva. Siamo tutto a capo. Aspetta, guarda qui sotto. Andato un po' più da un'altra. Bravo. Riguardiamo tutte le zone, capito? Dai, tanto è inutile. Partiamo di qui. No, là sappiamo che non ci si può andare. Allora, beh. Qui. Vabbè. Qui sopra. No, qui non ci si può andare perché è troppo alto. Ma quindi parte da giù. Sembrano cose nuove. Proviamo via, proviamo ad andare su. No. Giù, prendi proprio quello che è centrale a tutto. Sposti ovunque. Però qui è il magistero. Qui si è già combattuto il boss. Che è la strega. Che coglioni, Mirko. Ma noi non sarà già arrivati un boss. Vale. Ieri sera non avevo perso io un boss. E dov'era? Io ieri non avevo trovato il boss. Che si è detto si fa domani sera. È vero. Ma dov'era? È vicino all'ultimo posto dove sono morto. Che quindi era. Dove abbiamo iniziato stasera? Mi pare qui. Se non ricordo male. Cioè, perché ci stavo pensando io, perché ieri non si era trovata la vestale. Che l'avevo portata alla seconda forma. Che però mi ha battuto. Però dov'era? Oh no! Ragazzi, help! Cioè, mi è venuto in mente ora. Noi ieri sera sarà finito con una boss fight.
Io non ricordo il punto. Il problema era quello. Più che altro sarebbe da vedere dove. Perché se ero vicino. Ero comunque. L'ultimo checkpoint era sicuramente vicino a quel posto. Nei VOD. Guarda un attimo, Simone. Porca miseria. O YouTube. È uguale. Cagare, te il mise gratis. Dove si vedono i nostri video qui? Raccolta. C'è il mio canale. Allora, tanto sicuramente sarà verso la fine. Aspetta. Infatti, ecco, l'unica pecca che posso trovare a questo è la mappa. Qui siamo qua. Qua sono sotto l'acqua. Io mi ricordo ieri sera di essere morto a un boss. L'hai rifatto te stasera, che era un'altra vestale, se ti ricordi, un'altra sacerdotessa. Non mi sbaglio con un... No! No, è qua. Allora, qui sopra c'è il... E dove ho aperto lo shortcut ieri, ok. E qui si salva. E qui c'è, ho cambiato il coso perché non mi piaceva... Siamo quasi in fondo. Eccola. Yeah. Aspetta. Come si fa a vedere dove sono? È qui. Il cerchietto è dove siamo noi. Yeah. È qui. Ma infatti mi ricordavo, ho fatto, ma strano, non ho ancora trovato un boss qui. Cioè, si è trovato. Che è qui indietro. Sì. Sì, sì, Simone, vai tranquillo, ho fatto prima io. Ma infatti, ecco, l'unica cosa che sarebbe un po' da rivedere è, ok, blu, rosse, per cui... Però se c'è qualcosa di specifico dentro, quello me lo devi far vedere, però, porca miseria. Cioè, se incontro un boss e poi magari non ci posso... Ecco perché forse ero morto là sopra io. Infatti c'eri già, non ho capito il tuo... Ma perché pensavo di arrivarci da lì? Non c'è pensato, c'è a giro. C'è il tipicchio fortissimo. Ma infatti io non so, mi è venuto un flash dopo, fa cazzo, ma io ieri sera stavo facendo un boss. Quindi noi abbiamo... in realtà non abbiamo perso tempo, perché abbiamo trovato il sistema di potenziare l'attacco. Dico, aspetta, non abbiamo perso un cazzo di tempo, ora che mi ci fai pensare. Era qui? Sì. Cioè, noi tutto questo perché non ci siamo mai andati qui? Ah, giusto, perché non aveva strade. Sigrid. Perché tutti gli H-Vestali hanno... questo è tutto schiva, Mirko.
Esattamente il contrario che stai facendo. No, ma è semplice lei. Schiva e vai lì dietro e attaccala. Tranne quando fa un attacco che lo fa a 300. Questo. Ciao Ausu, buona partita. Speriamo perda l'Italia. Dai che è una puttanata arrivarci. No, no, sì, arrivarci, sì. Scherzo Ausu, ovviamente. Oh, forse. Banchi. Sai cosa ci hai trovato? A parte potrebbero dire la stessa cosa per i nostri vizi, quindi lasciamo per. No, ti conviene più l'Ipsilon quando sta fermato. Per non spiegare che la seconda fase è molto più potente lei. Più fragile, ma più forte. Oh, ma stasera sono proprio senza mano. Ho visto un puntino bianco. Ah, ora quando l'attacchi da armi ti fa proprio così, puoi scattare indietro. No. Ecco, ci sei quasi alla trasformazione. Seconda fase. Se mi hai avuto una botta di carta assurda. Cos'è il piccione? No. Sì, però se come si suol dire, c'è un culo enorme.
Guardalo Mirko. Allora sentiamo che ci dice. Mi dispiace. Mi dispiace. In mezzo a girare ci avevamo il boss. Ma dei coglioni. Non mi ero mostrata degna di proteggere la bianca pistola della sorgente. O quando pensavo di aver trovato un modo per salvarla dall'impunità. Alla fine sono riuscita soltanto a fuggire. Bellissimo. Le radici dell'impunità si sono espanse, inghiottendo molte persone. Giù, nella chiesa ipogea, fedeli e guardiani si sono trasformati in impunità. Infatti, quello che abbiamo trovato dentro qua. Qualcosa mi fa muovere contro la mia volontà, come se il mio corpo non mi appartenesse. Il farmaco che i magi hanno fatto ingerire dicendo che sarebbe stato d'aiuto alla Vestale, altro che proteggere, ho ucciso così tante persone con le mie stesse mani. Si tratta della follia dovuta all'impurità o è questo il mio vero aspetto? Prima di perdere il senno avrei voluto almeno rivedere Sigrid. Colei che volevo proteggere davvero. Cosa cazzo gli hanno impiantato? Mi ha salvato sorellina con le mie mani. E quindi sono stati i maghi a tramutarli così. Attacchi in serie con il martello. È possibile caricare l'attacco tenendo premuto il tasto, aumentandone la forza e spazzando via l'avversario. Silva divenne una guardiana per proteggere la sua sorellina, diventò guardiana del corpo della vestale della sorgente, consapevole che ciò che l'avrebbe allenato dalla sorella. Oh, ali di guardia, terra e in aria, va schivata a terra, in aria viene potenziata grazie alle ali impure di Silvio, dando una rapida planata, sì. Attacchi speciali. Sul tasto di abilità primaria che puoi attivare quando la barra speciale è piena. Antica stregoneria, svegliatosi una vestale grazie al grande assorbimento di impurità. Rilascia il potere delle anime impure, replicando le letali tecniche usate quando erano ancora in forma corporea. Ah, c'è la versione ultra power. Ah, ok, ma solo di quelle rosse, penso. La barra speciale si riempie attaccando i nemici, puoi attivare un'abilità speciale premendo su tasto dell'abilità quando la barra speciale è carica. Sì, comunque solo quelle rosse. Era la guardiana della bianca vestale della sorgente. Forse ci stiamo avvicinando. L'impurità sta avanzando. Dicono che le vestali mantengono il senno nonostante l'impurità. Ma rimane comunque un fardello insopportabile. Infatti aumentano. Ora, guarda. Ora ci sono quasi tutti i capelli neri. Capelli? Purificare è importante? Ma abbi un occhio di riguardo anche per te stessa. Ma forse rimani soltanto tu. Nessuno può fartene una colpa. Fuggire non è sbagliato. Io vorrei che tu vivessi e te ne andassi da questo regno. Non avresti dovuto risvegliarti. Eppure non posso che affidarmi a te. Mi dispiace. Solo tu puoi porre fine a questo ciclo di impurità. Superficie rimasta dell'acqua limpida. Alla sorgente sul confine di Finisterra. Quella era... Ora torna un attimo all'inizio. Quello cos'è? Io e la Vestale siamo state inviate nella zona interdetta. Esisterà un altro modo di liberarsi dell'impurità. Ciò che mi fa più male è che per un po' non potrò rivedere Sigrid. Vorrei sentirla, abbracciarla. Vorrei che restasse mia. Meglio così, se i nostri posti fossero invertiti però. Sarebbe stata lei a venire in un luogo così pericoloso. Se lei fosse qui io... Ok, ah guarda, ci abbiamo fatto tutto. Quindi ora penso che se guardate.
No, no, abbiamo ancora finito però te. Ok, guardiamo un po' il potere nuovo. Per il dubbio è stato abilità. Ah, un'abilità anche primaria. Mettilo un attimo a vedere se è uguale a quanto il martello, quello che quella della mazza fiodata. Vediamo. Di vedere? No! Mazza! 7-1! Seconda abilità, cambiala con quella. Dai. Vedete com'è? Ah no. Io sono un po'. Ah, provo a diventare un'altra forma. Vabbè, allora nella prima parte mettiamoci tutta roba melee. È vero, nella prima parte mettiamoci questa e il martellone anche. Tutta roba melee. E nella seconda ci si mette tutta roba a distanza. Ah, nel primo mettici la maga. Grazie Sweet! Grazie infinite! Grazie per la sub. Sì. Poi da, poi da distanza non ci abbiamo altro. Ok, quindi ora per tre kick. Visto che ora abbiamo una nuova abilità. Rifacciamo sempre così. Rifacciamo le zone con le blu. Come la va o donna dai costumi facili da togliere? Visto ora siamo anche passati, non siamo più in pre-selection, siamo persino in selection, ti rendi conto? Cioè siamo super fighi, perché... Promossi, esatto. Comunque, come la va sui tonici? Dice sempre che c'è qualcosa che va verso l'alto, ma o ci fai veramente un enorme giro di peppe. Sera alla mattina mi sento una mezza latrina. Scoperto di un potere no, che non prendo il talento delle armi pesanti e non prendo o la picca o l'alabarda. Ma perché fanno così poco la lancia? La lancia pesante, ok, che è quella da cavalieri e che la devi usare a due mani, mi sembra normale. Pazienza la suite, però lì ho un po' ragione a loro. Ma perché sono già
Perché io guardo la mappa? Luca? Mi pare. Esiste la spia che sarebbe la lancia con la porta. Ma è un D6 e non dà nessun bonus se non appunto di poterla lanciare. Beh, oddio, la picca comunque ci sta, Sweet, ora che ci penso. La picca è comunque la lancia da soldato leggero. Talento per poterla impugnare sempre ad una mano per avere lo scudo nell'altra. Basta che ci sia scritto versatile. Poi cioè, versatile, sì, una cosa del genere. Puoi usarla una, come la spada lunga. Allora, cosa c'è? Questo non mi interessa. Qui si potrebbe vedere se si può andare giù. La picca è pesante a due mani. Infatti, scusa, Sweet, mi stanno montando un dubbio, no? Scusami. Ma a sto punto, non ti conviene, come dire, non so, ti prendi. Poi, scusami. Ma anche la spada fa un D8 o un D6? Che ora mi sta sorgendo il dubbio. Spada corta un D6, ma puoi usarle con del... che hai fatto? Ho controllato le prime parti. Niente. Di qua no, quindi sono venuto qui per vedere se si può andare di qua o andare di su di là. Ah, quindi devo andare giù? Esci di te, poi devo guardare. Ciao, visto quello volevo dire. Ah! Ah! Sono un coglione! Qui non c'è più la schivata, c'è questa. Ok. Un coglio. Aspetti. Eccoci qua. Tu dovrei andare. Che Thank you.
interessante. Chiedo perdono, ho dato tutto me stesso per il villaggio. Ora mi domando, posso fare altre cose qui? Andiamo un po'. Facciamo il coglione, Andrea. Ah no, se è vera lanterna. Ah. Il giudizio divino si è abbattuto su questa terra maledetta. Va completata tutta per forza la mappa. Se vuoi fare tutti i finali, sì. Cioè, mi hanno detto che comunque va in base al completismo della mappa e... mi sembra anche uno spreco non farla tutta la mappa, Simone. Puoi anche non farla e finirlo ugualmente, però non vedi tutti i finali se non ho capito male. Mi sembrerebbe però brutto non finirla. Lascia la lanterna, ok. Era per sapere se serve trovare oggetti. Vabbè, gli oggetti serve sempre trovarli per potenziarsi. Quello che veramente devi trovare sono le abilità, Simone. Ah. Ci arriverò? Ah. Sì, che ci arrivo, dai. Devo farlo meglio. Yes. Qui è strano. Adalla. Allora.
No. Cazzo. Mi sembra strano che non c'è lì. Strano. Sono messo molto bene, ma... Ah, cacchio. Guarda, abbiamo preso anche il coso di lui. Essere ridotti a questo aspetto mostruoso. Era il capovillaggio. La necropioggia sciolse e trasformò il capo del villaggio al contatto, fondendolo con quello del bestiame. Ecco perché allora alcuni abitanti sono... Comunque Sweet, tagli la testa al toro e fatti la spada lunga che prima. Però mi puzza tantissimo che non riesco ad arrivare qui. Sì. Lo salto. No. Perché ho già tutta la... Perché allora, l'interessante effettivamente c'è... che c'è questo pezzo anche qua. Però mi sembra un po' troppo alto poi per poter arrivare laggiù. Sì, infatti. Però vedi, mi manca proprio un potenzio, cioè non si potenzia lo scatto aereo. No, perché ti blocca proprio. Infatti. Poi c'è anche questo. Ah, ok. Questo è per quell'altro pezzo di là. Ora andiamoci a curare. Che mi piace vedere, non ci faccio problemi. Allora, abilità, però aspetta, rimettiamo tutto come era prima. Ah, già, c'è nuovo. Eseguendo un salto ad arco, schiacciare i nemici. Ah, è quando fai il salto. La necropioggia, ok. Però rivoglio la mia roba di. Tanto questo ce lo dà anche di default, quindi inutile tenerlo. Il veleno. E di qua questo. Questo potrebbe essere utile, tutto sommato. Dipende come sono messi. Allora, guardiamo un po'. Allora, potremmo andare dritto di qui. No, aspetta, vuoi salvare. Sì, infatti, suito. E comunque guarda. No, sono tentacoli, Mirko. Non sono ciuffi neri, Guarda. Guarda a modo. È vero. Guarda, sono tentacoli. Anche adesso qua. E anche il vestito, vedi, si sta corrompendo. Seria. Una bambina.
bambino. E a parte che ora, come ora, da quello che vedo, quello che veramente prima di fare backtrack bisogna trovare quel cazzo di cosa del rampino. O quello che ci si può servire con le luci. Ok, qui no. Infatti questo piace a Sweet sta cosa. Infatti ci si stava anche domandando di come mai nessuno l'abbia proposto a Michele questo. O l'avranno fatto e non lo sappiamo. Allora, quindi. Ricontinuiamo a guardare. Allora. Vai in ordine. Di lì. Davanti. È bello che prima abbiamo passato un'ora a cercare cose e poi c'era il bot. Era lì. Sì, infatti. Cioè, che memoria di merda. È passato un giorno. Ma infatti, ripeto, la mappa mentre in questo modo ha delle enormi lacune. No. Sì, perché Andrea, per esempio, se hai dovuto chiudere in un modo o nell'altro e sei dovuto toccare cose, non puoi sapere dove sei stato di preciso. Toccare infatti tutta la mappa. Cioè, non è troppo vaga. Cioè, metti anche caso che per tuoi motivi tuoi o cazzi babbi ammazzi, il gioco non lo tocchi per un paio di giorni. Cioè, è la fine. Cioè. Guarda, non c'è nulla. Quelle non so perché, ma mi sa solo evitarle. Sidonia, e devi fare ancora Dark Souls 2. Pure Bloodborne sta finendo la saga di Kingdom Hearts, compresi spin-off. E già si sta facendo tutta la saga di Resident Evil e portando Isaac. Sì, in effetti ora come ora Shazam. No, sì, ma vabbè, era un po' di titolo. Sì, non immaginavo. E poi sta procedendo con cautela. Mi fai un cazzo. Vedere la strada nascosta. Non vuoi più rimanere qui, che dolore, non riesco a muovere. Ci devo stare molto vicino per fare la schivata. Ovviamente qualcuno dovrebbe... Parli su Dark. Sono prigione, Mirko, non lo vedi? Quindi anche non c'è... Sì, volendo, ma ripeto, in teoria... Però mi sembra strano che l'unica arma a una mano che faccia un D8 decente sia la spada. Aspetta.
Altri punti vita. Ah, finito qui. Altri punti vita ci piace. Cazzo, fanno malissimo. No, ho sbagliato io qui. Sono un coglione. Perché il matto della guerra o il mazzaputo? Però vedi, sono più o meno la stessa. Cioè, allora, il problema è questo, che c'è, che ti fa un D8, cioè, tagliente, che è la spada, contundente, che è il martello e il mazzafrusto, ma non c'è niente di perforante. A parte, no, ho sbagliato. Vabbè, rimetti... Capito? Devo stare sopra. La cosa positiva è che almeno quella zona l'abbiamo finita. E la vedi, cioè, ora abbiamo proprio una schivata. Non la lascio perdere. Come la squadra. Ah vabbè, ma infatti il livello. Allora, Twitter. Quelle le fai apposta. Cioè. Ok, rieccoci di qua. Lo stocco. Oddio. Ma lo puoi usare. Sweet, lo puoi usare lo stocco. Lo stocco puoi decidere se usarlo con destrezza o con forza. Lo usi con forza e ci sei. Volendo. Fai coso come quello di Dio. Come cazzo si chiamava? Quello che c'ha praticamente lo stocco oblungo. Che quello che il trapassatore che ci ammazza uno dei nostri ciccioni. Ho capito, ma infatti te lo dico per quando prendi questo da guerriero. Me bucano. Sono una ragazza per bene, non voglio entrare nel mondo della droga. Che poi banalmente ci starebbe anche il character, perché bene o male ora come ora sei arrivata alla consapevolezza, cioè il tuo personaggio è arrivato alla consapevolezza del ok, i miei giorni da semplice fabbro sono finiti in un modo o nell'altro. Cioè, allora stiamo facendo perfetto. Una, cioè, ora sto vivendo un'avventura, quindi prendi coscienza di te e fa ok, la fede okay. Mi arriverà sempre, qua, superato. Ma devo comunque faccia... addestrare anche il corpo e non solo lo spirito. Fico. No, ora Asu non c'è più. No, sono tutte uguali le aree. Sorprendente, non sono appassiti. Quelli sono fiori di vana luce. Una misteriosa pianta che emana un bagliore nel buio. Li guardavo spesso quando non riuscivo a dormire. Facevano molto. Però che noi ci siamo già arrivati. Vero, che a lei uguale, infatti. Cioè, dai, non è che mi dici adesso è uguale a quello di prima. Giuramento occulto. Siamo le ombre che proteggono Finis nella notte. Gli esecutori ipogei che giudicano i peccatori. Non avremo gloria, terre o progenie. Dedichiamo la nostra vita alla nazione. Fino all'ora della nostra morte. Perché noi siamo gli immortali. Allora abbiamo giù o su. Partiamo intanto da su. E la Madonna! Quante uscite? Penso siano loro
Bastone non è uno stocco, è onesto, ovvero una spada lunga fatta apposta per gli appondi. Per colpi di taglio, pezzi con cuirassati, un'arma meno elegante e più da... Sì, vabbè, ma nel senso, quello poi basta che ne parli con Plagas, poi semplicemente prende le caratteristiche dello stock e chiamarlo Estoc. Dicata che la Estoc veniva usata più come una lancia, come una spada, esatto. Ah, qua c'è un altro sci. Cioè, non penso che Plagas temeni... Non lo sai. Merda. No! Non malissimo. No, avevo già preso un bel po' di colpi io. No, no, ti aveva fatto veramente un sacco di danno. Vabbè, poi adesso siamo sottolivellati per questa zona. Sarà più difficile. Ti ricordi, Andrea, che la schivata è dall'altra parte? Non sono messo molto bene, vero? No. Che poi devi provare quello su ecco Y, no, l'ho già fatto con X, quell'altro su e X l'ho già fatto, ma lo puoi fare anche con la spada. L'ho già fatto, l'ho fatto prima al mostro. No, ah, quello dello stock più usati sono quelli italiani, eh. Sì, ma infatti ti ho detto, quello poi basta ne parli con Plagas. Come cazzo si dice? Cioè, voglio dire, ripeto, non penso ti meni, cioè penso che nella quinta con le armi abbiamo voluto fare proprio il minimo indispensabile della serie. Vi ho dato delle linee guida. Cosa cazzo siete? Poi se volete fare qualcosa di un pochino più specifico. Ma cazzo, pensavo. Mi indovinaccia, cioè, tipo un nido che le caga di continuo. E ce l'ho giurato. Invece di pagine di armi, ma perché quello dipende molto da come vuoi il... Io mi sa da dove sono caduto. Mi sa di sì. Aspetta. Ah no, ok. Come vuoi gestire la cosa, ovvero vuoi lasciare che i giocatori più o meno se la gestiscano loro, o puoi gestirgliela tu? Io onestamente sono più per il generico, ovvero dargli semplicemente delle cose guida e buon finisce lì, perché sennò corri veramente, cioè sta cosa ti cambia la vita se giochi a Rollmaster. Cioè ti assicuro che dopo che vedi un manuale con 400 tabelle fai bene, ma non benissimo. No, vuole. Ah, il suit lo prende anche così, non c'è bisogno anche di usare questo. Allora. Quanto di che portali? Mm.
questi troiai. Avviso per gli occulti. I 15 condannati a morte vanno consegnati ai maghi reali perché diventino cavie per i loro esperimenti. Si ricorda di muoversi sempre in gruppi da almeno 3 persone, prigionieri esclusi, all'interno della zona interdetta. Allora, penso un'uscita è questa che è chiusa. Una quella che si è visto, provo a vedere se da sopra ci si ricollega alla zona che non sono riuscita. Ma questo cosa fa? Ah. Può anche ritoccarlo, sistemarlo come la moltitudine di oggetti per aiutare i giocatori, diversi tipi di cure con soggetti di lui, segreto, eccetera. Sì, ma infatti no, allora io sono dell'idea sempre meglio stare sul generico, perché sennò veramente non ne esci più, diventi pazzo. Soprattutto, allora, con un fantasy già vai più sul, come si dice, almeno puoi giocartela il discorso del vabbè, tanto alla fine è sempre la solita roba, si vai a giocare la spada, la lancia, quindi non vai a mettere le armi assurde come appunto l'esto. Quindi dovrebbero essercene 3. Che non ci trovo. Mimic. A parte che loro quando capisci che puoi fare questo. Mentre per esempio dicevo per un discorso moderno. Ci piace. Per un'ambientazione moderna o peggio ancora futuristica, allora lì diventa un pelo più complesso, perché c'è il discorso dei diversi tipi di munizioni, diversi tipi di proprio di armi, perché c'hai sia quelle melee classiche sia anche il discorso delle delle armi da fuoco. Pensavo... è bello dietro. Che bello, bravo. Vabbè, non mi ero accorto minimamente. Ah, perché ero di spalle, probabilmente mi ha fatto più male. Sì. Vedi no, artisticamente è la bella versione di Salted Sanctuary. Ora capisco il dolore provato da chi è diventato un puro. Infatti mica è quello che ho fatto io. Il fonte di come ho impostato le descrizioni delle armi e le loro abilità uniche. Ora però, aspetta, facciamo una cosa. No, devo vedere una cosa. Infatti. Partiamo di qui. Siamo andati via ovunque. Però aspetta, andati qui. Qui sopra. Poi viaggio tra le lanterne. Da quello ce l'hai sin dall'inizio, praticamente. Allora, però devo stare attento dove c'era la trappola. Qui.
Io cadere, gran parte degli impuri venivano rinchiuso qui. Ma frega. Che poi questa impurità sembra tipo una versione distorta tipo della peste. Si può vedere bene. Allora, qua infatti da dove dovrei tornare dietro, però non abbiamo visto come riattare, ma tornare sopra. E qua sono le altre sei stanze. Grazie per la prima persona schivata. Grazie per la prima persona schivata. Yala della tua sorella. Buon. Arrivederci. Allora? Sì, ma... Vabbè. Sì. E qui c'è un altro di... Ok, ora cominciamo con le stradine. Qui sono tutti prigionieri. Siamo all'Atria. Sì. Libro proibito. Sono state sperimentate molte magie per creare o modificare la vita. Creazione di una vita artificiale. Si ritiene che guidino, che guidando un'anima, ponte di potere nel corpo di un neonato, questo ne possa ereditare la forza, lasciando il controllo del corpo al neonato. Infusione di vita magica in terra e sassi. La nostra teoria prende sempre più piede. Che le vestali venissero create. O meglio, ne esiste probabilmente una. La e prima poi, poi l'hanno create in serie. Tipo, possono aver anche frammentato l'anima e messa in altri corpi. Sono un coglione! Eh sì, come lo sono meritato. Entro e spacco il veleno e ci butto vento. Sì. Chi è che non dà fastidio un po' di veleno? Dai, alla fine. Quanto sono... Sono splash! Ah, ragione, perché questa è la strada che porta giù. Quando hai ragione, hai ragione. Forse siamo molto architettura dei nani. A parte ovviamente l'arredamento molto umano. Che mi fuori fuori di qui. Sembra che l'Italia stia andando via con l'issio. Ma qui non c'è un caso. Strano. Vero? Magari hanno messo la prigione per... Cioè, per l'equilibrio della mappa non necessariamente in ogni posto si resta sempre qualcosa.
C'è un mimica anche. C'è il mimica. Quindi purifichiamo anche lui. Credevo di riuscire a fuggire nel trambusto ed eccomi qui. È rimasto rinchiuso qui dentro. Esperimento nascosto. Protegge dagli attacchi per breve tempo grazie al suo corpo modificato. Attivandolo con il giusto tempismo, un urlo danneggia i nemici vicini. Impavido ladro gentiluomo, catturato e portato nella zona interdetta per essere usato come cavia. Sfuggì molte volte agli esperimenti nascondendosi in un vaso. Sì, no? I mimic sono rotti comunque. No, in realtà c'hanno un pattern molto, molto leggibile. Allora, qui sarà visto, mi pare che era più... Ah no, c'è da guardare ancora... Fermati. L'altra uscita dal coso. Ah, quello. Prima di fare le cose... No, ma infatti cerchiamo sempre di fare tutte le diramazioni possibili da un salvataggio. Perché ok che io ne ho trovato un altro di là. Abilità. A proposito. Ora puoi potenziare. Ma queste tanto non le uso. Però questo. Ma sì. Questo sì. Azione più rapida. Ne servono 270. Corvo tutta la vita. Numeri di proiettili aumentano. La salva. Ah, pensavo fossero le 10. No, ma ogni tanto salva. Che schifo, non va. Non si fa mai. A proposito, ragazzi, non so se avete visto sopra. Siamo passati in select. Siete contenti? Non mi frega niente. Dove è nido? Poi sono delle molte bugie. Molto bravi. Mi piace questo bravi di circostanza. Ti fa sentire un po'. Non vi siete neanche accorti che è cambiato il colore della lampada. Vabbè, ci sta. No, è che si è bloccato con gli attacchi. Cambia il nome. Quindi, non avevo dubbi. No, ma tranquillo Simone, vai tranquillo. È semplicemente noi che... Si può nemmeno... Non c'è più di immortale. Yeah.
Ah, guarda, qui forse ci si ricollega nella zona dove non avevo aperto. Ah! Ah no! Questo sì, c'è stato. Sì, 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 questa è quella tutta la strada. Ah, pensavo di non esserci uscito di qua. Sì, ora siamo in select, quindi abbiamo... Black Jack e Scuri di Russo. Esatto, ora ci danno tante cose fiche, tipo... Che qui siamo comunque fiche. Risiamo sempre nelle pseudo zone del Magisterio. Sì, ma guarda, guarda, a modo, guarda anche a modo le strutture. Fa sempre qualcosa a parte di loro. Sì, perché loro qui erano le prigioni reali che da qui le portavano al Magisterio per fargli fare le loro cose super zozze. Perché sì, facevano cose super zozze. Sì, mi piacciono le cose zozze. Allora, quindi... Comunque rimarrà negli annali il stasera aver passato tipo quasi metà live. Fa, dove andiamo? Siamo bloccati il gioco. Guarda che siamo bloccati la guerra. Ha detto che siamo bloccati. Allora, fondo fondo, parto qui da metà. Vai verso sinistra. Se puoi andare. Sì. Ah, no. Non mi ricordavo la cosa. Ma poi scusami, non eri te che facevi sempre a destra? No, ma a sinistra almeno magari si collegava con qualcosa di già visto. Ma perché non mi prendo? Ah, forse per quando sto facendo la skill. Allora, aspetta. Ah, ah, ok. Però intanto se abbiamo una strada percorriamo quella. Abbiamo una rotta. Ha aumentato parecchio il danno. Dai! Comunque sì, loro fanno un danno sbagliato. No! Però guarda, no, non sta tornando niente. No, il tempo si vede. Ah, devi metterli in modo tale da farti fare il ponticello. Chi ha ucciso? Tua mamma. Gioco? Questo mi porta a fare. Leve tutte sbagliate. Ma questo ti manda proprio su. Sei buongiorno, eh. Cioè, sei appena arrivato. Ma qui ci sarà già venuto? Che arancione? No, evidentemente non c'è nulla di interessante. Siete del trasporto? Sì, alcuni sì. Più che altro la cosa più comune è che c'hanno gli attacchi a ricerca. Ah già, non mi riveni giù. E ora devi scoprire come devi mettere le leve. No, ma mi sa che va bene come l'avevo messa. Intanto si guarda. Perché comunque sopra una l'avevo vista scendere. Vedi? Ora la metti mai su. È veloce. Ok. Cazzo!
che lo sai, Sweet, sono lupi munti da teletrasporto. Comunque veramente, Sweet, io vedere la parte iniziale della live. Come sentirci dei coglioni. Cioè, te considera, siamo dovuti andare a vedere il nostro stesso past per capirci qualcosa. Ah no, ok. C'è della serie. Dov'è? Ricordo che c'è l'attacco schiacciata, eh. È abbastanza utile in questo momento. Un nido? Ah, purea di ratti. Direi. Io voglio il potere delle lanterne. Porca miseria. Ah, eccolo, dove il cagaratti. Quelli sembrano dei giganteschi tumori. Già tumorisci. Se riesci a arrivare. Sì, sì, sì. Dov'era? Aspetta. Al secondo. Al secondo. Dai! Cazzo. Ok. Allora qua si fa. Si salva. Tanto quello, se non ricordo male, rimangono rimangono comunque. Ma ragazzi, non andate via perché c'è sempre il rosso del fratello. Fratello, comunque, se non ricordo male, quelli rimangono salvati, tanto che si è spaccato, c'è solo da andarla a riprendere. Sì, sì. Il problema è ricordarsi qual è della stanza. Ma va bene, dettagli. Andiamo un po'. Allora, il c'è di bello stasera. Chi c'è di bello? Sekiro, dai, un bel Sekiro. O sono World of Warcraft? No, World of Warcraft. Via ragazzi, vi lasciamo dal scusate, poi al baffone, dal barbone al baffone. Scusatemi, Vi lasciamo al signor baffone che sta facendo la sua run su Sekiro. Noi vi ringraziamo tutti quanti per aver passato questa serata con noi, Foer dell'Ilis, che ci vediamo ci vediamo domani sera con Lilis, ci vediamo questo o domani mattina, se volete tenermi, se volete tenere compagnia. Comunque sempre ragazzi, grazie veramente per la compagnia, per averci sopportato tutto questa sera. Buonanotte e alla prossima, ciao, ciao.